Ciao Giuseppe, benvenuto sulla prima intervista in realtà di Drumlosophy, per cui dai il via a questa serie di cose nuove. Ciao Leo, è sempre un piacere rivederti, sono contento che tu mi abbia chiamato, che sia l'apripista di questo nuovo incontro. Sì, noi ci conosciamo ormai da 10 anni, 10 anni quando appunto frequentavo anch'io la ex Tech Music School che poi è diventata BIM London. Ma quando e... stato era addirittura Drumtech, se ricordo bene. C'era la divisione Drumtech e tutto il resto, insomma, per cui sì. Quindi si parla di un bel po' di anni fa. Assolutamente sì, stavamo ancora nella vecchia struttura, mi ricordo la tua audizione. Esatto, sei stato tu a farmi la prima audizione, esatto. Ma poi lì ci arriviamo. Intanto, se ti va di parlarci un po' di te, della tua formazione, insomma, tu ovviamente sei italiano, come si può sentire, ma lavori a Londra. E così, insomma, se ci spieghi un po' come è stata la tua formazione, insomma, e come sei arrivato poi a Londra. Assolutamente, è stato un percorso ad ostacoli. È stato un percorso lungo e, vabbè, io sono partito come batterista da piccolissimo, cioè ho iniziato a suonare la batteria molto molto giovane, 6 anni, all'incirca 6-7 anni, e ricordo la stanza in cui mio padre suonava, perché io ho iniziato a suonare grazie a lui, mio padre è musicista e ho sempre respirato aria di musica a casa, e ricordo la stanza in cui lui provava in un appartamento al quinto piano in centro città, e con i volumi spinti e mi ricordo ancora, sai, entrare nella stanza e avere a che fare con tutti gli strumenti. Ovviamente per un bambino la cosa più semplice è puntare la batteria, mi ricordo certo. Pearl rossa di un batterista molto bravo, Mino Petruzzelli, che continua a suonare, è un ottimo turnista a livello nazionale. E lui fu, mi sa, il primo mio insegnante, cioè mi mise le bacchette in mano, da lì partì e ovviamente il percorso naturale è quello di iniziare a prendere lezioni private, ma poi in Italia ovviamente la cosa più facile, no più facile, la cosa normale da fare è iscriversi al conservatorio, perché è l'unica istituzione che, insomma, ti mette veramente alla prova e ti dà un certificato finale, un titolo di studio finale. Quindi all'età di 13 anni, subito dopo le scuole medie, mi sono iscritto al conservatorio. Certo. È stato un percorso molto lungo, ovviamente, perché il conservatorio, soprattutto il vecchio ordinamento, era su 8 anni percussioni classiche. Quindi ho fatto 8 anni al conservatorio, dall'età di 13 all'età di 21. Per fortuna senza intoppi, non ho perso tempo, insomma, ho sempre... Hai studiato. Ho studiato solo e sono stato molto fortunato, perché la mia classe di percussioni è stata un'esperienza molto bella, dura, soprattutto per un ragazzo di 13 anni, un adolescente. È stata dura, ma è stata molto stimolante, perché anche i miei colleghi erano delle persone eccezionali. Cioè, non ricordo perché l'ho sentito 5 secondi fa, Rino Corrieri di Caparezza, il batterista di Caparezza, Tilio Terlizzi, grande percussionista che adesso vive a Lione, insegna e lavora lì. Il mio insegnante è stato un'ottima guida, Luigi Morleo, quindi sono stato abbastanza fortunato. Ovviamente era un po' diversa l'atmosfera da quella che aspettavo, perché io volevo fare il batterista, ovviamente al conservatorio, facendo un percorso classico di percussione, ho dovuto studiare tutte le percussioni classiche, lo spazio dedicato alla batteria non era lo stesso rispetto a tutti gli altri strumenti, ovviamente devi coprire centinaia di altri strumenti, certo, lanciare più o meno lo studio. Però io, proprio perché ero un testardo, anche perché la mia passione alla batteria è sempre stata abbastanza forte, nonostante tutti gli studi degli altri strumenti classici, quando tornavo a casa comunque studiavo batteria, facevo quello, e quindi io, di pari passo con gli insegnamenti del conservatorio, sono stato anche molto autodidatta sullo strumento. Okay. Per i primi anni, per i primi 7-8 anni, tutto il corso di studio. Certo. Dopo il conservatorio
mi volevo specializzare, lavoravo sempre come percussionista classico, ho fatto esperienze in orchestra, ho lavorato in diverse orchestre, tra cui quella del Petruzzelli, della provincia di Bari, però ho iniziato a prendere lezioni private e ho fatto due esperienze molto belle con Maurizio De Lazzaretti prima e Cristiano Michalizzi. Professionali e ottimi didatti, quella è stata la cosa più importante. Non cercavo il nome, cercavo ottimi didatti e dopo qualche consiglio di qualche mio amico del conservatorio la scelta è stata abbastanza obbligata, abbastanza semplice. Nello stesso tempo suonavo sempre, la mia idea è sempre stata quella di fare tutto, anche perché era quella l'idea di quegli anni lì, insomma. Inizi fine 90, inizi 2000, l'idea che c'era ancora del session man, del session drummer, quindi devi saper suonare tutto, diversi stili, mi è servito tantissimo e quindi meglio di De Lazzaretti e Michalizzi non c'era. Certo. Esattamente. Quindi ho sempre suonato tutto, dal rock al pop, molto molta fusion, perché quella comunque era la mia, era quello il mio indirizzo, e inizi a suonare con mio padre. Finalmente si trova con cui suoni anche adesso, se non sbaglio, no? Sì, sono ancora, anzi suono di più adesso che prima, anche se sto a distanza perché lui risiede in Italia, sta più a Bari, io sto qui a Londra, però collaboriamo molto spesso quando c'è da suonare. E stiamo suonando molto di più all'estero che non in Italia. In Italia. Ok. Un paio di date a Londra le facciamo solitamente ogni anno. È uscito l'ultimo album l'estate scorsa, di cui sono molto fiero, perché è veramente un bel lavoro. Tutto è registrato tutto a Bari, in un ottimo studio, tra l'altro sotto casa mia. Fortunatissimo, comodo. Must Studio si chiama, un ottimo studio, gente professionale, Massimo Stano, il sound engineer, ottimo lavoro. E abbiamo registrato qui in questo studio l'estate scorsa e adesso il lavoro è disponibile. Se vuoi sentirtelo mi farebbe piacere. Fantastico, poi magari mettiamo i link, visto che insomma, poi carichiamo il video, mettiamo il link sotto, insomma. Assolutamente, sì, quindi suono ancora con mio padre, all'epoca iniziai a suonare un po' con tutti, fin quando non riuscì a fare un'esperienza, la prima, nel hip hop italiano, grazie a un caro amico, Paolo Iannattone, con il quale suonava con mio padre già da diversi anni. Lui era il music producer di una hip hop band barese, molto famosa all'epoca, si chiama Zona 45, che poi diventò Puglia Tribe. Okay. Era un collettivo di rapper pugliesi. E tramite lui iniziai a suonare e mi appassionai a questo nuovo stile, che non avevo mai tanto suonato, perché venivo appunto da una cultura tutta totalmente diversa, fusion, jazz, metini, Dei Wackel, Cicorea, queste roba qui. Okay. E un po' dall'inizio che avevo difficoltà perché suonavo troppo. Perché pensavo, sai, io vengo da questo mondo, che cosa ci vorrà fare questa roba qui? E quindi ho avuto un approccio abbastanza superficiale all'inizio, ma poi, anche grazie a ottimi consigli delle persone che mi stavano accanto, addrizzai il tiro. E questa cosa mi permise di entrare un po' in questa scena e di specializzarmi in questo stile. Mi porto a suonare diversi anni con Tormento, dei Sottotono, con cui ho fatto diversi concerti, diversi festival, Lucca Summer Festival, ho suonato in alcuni locali storici e sono molto orgoglioso di aver suonato anche a Rolling Stone a Milano, prima che lo chiudessero, al Chuck, prima che lo chiudessero. Non so se è ancora aperto o no. Devo verificare, sì, però può essere che ci sia qualcosa in mezzo. Assolutamente, e niente, questa è stata la mia esperienza. Allo stesso tempo insegnavo, ho sì. sempre insegnato, non per necessità sinceramente, l'ho fatto perché ho sempre avuto piacere a farlo, cioè era una mia
era una mia passione, insomma, trovarmi in mezzo a altri ragazzi come me che avevano la passione. L'unica mia differenza era magari qualche anno in più, e quindi riuscivo a guidarli un certo. po' di e quindi ho lavorato sin dall'inizio, dall'età di 17-18 anni, ho iniziato a insegnare, a preparare per la missione al conservatorio, e poi sono riuscito a insegnare nelle scuole medie a indirizzo musicale per qualche anno. Questa cosa mi ha portato a farmi mettere un qualche soldo da parte, quindi ho deciso di venire qui a Londra per specializzarmi ancora di più. Feci la missione, come l'hai fatta tu, alla Drumtech, non sapendo più o meno il livello della struttura, l'assessore, la persona che mi fece l'audizione, notò, insomma, che avevo delle qualità, e mi decise di indirizzarmi al presidente della scuola, che dopo qualche mese di lezione privata, mio futuro, praticamente, è stato molto semplice, non ci sono state complicazioni di sorte, mi sono trovato da essere studente a essere insegnante in giro di 3-4 mesi. Stiamo parlando del 2005, quindi dal 2005 che sono qui, sono 15 anni abbondanti, e insomma mi sono inserito. Certo. E tu adesso sei appunto da allora insegnante, prima appunto per Drumtech e Tech Music School, e adesso per BIM, che è stata un po' l'evoluzione, no, storica di questo college. E adesso tu che cosa insegni alla BIM dal punto di vista didattico, e che differenze hai trovato tra l'offerta della BIM a livello didattico e quella, diciamo così, generalizzando, quella italiana, ecco? Sì, allora al momento sto insegnando principalmente tecnica di batteria per il primo anno di laurea. Insegno anche stili, okay, sempre per il primo anno di laurea, e una classe live del secondo anno, che è una specie di specializzazione per il secondo anno, un modulo opzionale che gli studenti possono scegliere alla fine del secondo anno di laurea, stili contemporanei. Ok. Ed è proprio una classe live in cui preparo gli studenti per la performance, e ogni settimana ci rincontriamo con tutta la classe, non solo di batteria, ma di basso, chitarra, canto, all'interno di una grande aula live, in cui questi ragazzi dovranno appunto dimostrare quello che hanno imparato la settimana precedente. E al momento, notizia abbastanza fresca, sono diventato lead lecturer per il corso di tecnica, quindi sarò capo dipartimento di tutta... Congratulazioni! Ci sono venuti 15 anni, ma ce l'ho fatta. Esatto, bravo. E quindi sostanzialmente tu scegli un po', esatto, le differenze. Guarda, io non posso fare tanto comparazioni, perché a parte il conservatorio, che ovviamente, come sappiamo bene, ha una tendenza molto classica e conservativa all'approccio della didattica, della pedagogia, comunque funzionale, soprattutto se applicato all'area classica, all'ambiente classico. Non ho grande esperienza per quanto riguarda scuole private o comunque accademie moderne che si sono formate poi negli anni, perché quando ho lasciato io l'Italia c'era poco e niente, c'era una a Milano, una a Roma, e adesso ce ne sono fiorite tante ottime strutture, insomma, con delle offerte più o meno differenti. Certo. Quindi non posso fare una differenza, però quello che ti posso dire è che il metodo BIM è abbastanza concentrato sul pratico, è tutto molto pratico, è tutto ciò che lo studente deve sapere per sopravvivere al mercato, insomma, perché la grande differenza è che qui in Regno Unito c'è un vero e proprio mercato musicale, c'è una fiorente industria musicale. Leggevo poco tempo fa dei dati: nel 2018 il fatturato dell'intera industria musicale si aggirava intorno ai 5 miliardi, insomma, una grande
industria, con quasi 200 dipendenti, ma parliamo di tutto il settore, insomma. Certo. Quindi una vera e propria industria, e quello che cerchiamo di fare noi alla BIM è quello appunto di fornire gli strumenti per poter essere subito inseriti nel mercato musicale. Ecco, per allora, scusa se ti interrompo, però questa cosa è molto così interessante, perché è utile capire quello che, come dicevi tu prima, è quella che dovrebbe essere, diciamo, la preparazione di un ragazzo che si vuole immettere all'interno del music business. Quindi, come hai detto tu, BIM nei vari strumenti, adesso ovviamente parliamo di batteria, però è molto attenta a fornire quelle che sono le basi concrete, quello che serve davvero, no, per inserirsi, per avere più chance di successo all'interno del music business. E quindi sarebbe bello capire da te quali sono queste cose che un ragazzo o una ragazza dovrebbe sapere dal punto di vista pratico e didattico per riuscire ad essere competitivo all'interno appunto del mercato musicale londinese, europeo in generale, insomma. Sì, assolutamente. Innanzitutto ci vuole consapevolezza, insomma, bisogna essere consapevoli di cosa c'è lì fuori. La questione non è inseguire l'ultimo trend del momento, ma capire come il mercato, come l'industria discografica si sta muovendo. E per fare ciò, oltre, vabbè, all'interno della mia università siamo tutti, non siamo solo insegnanti, siamo anche professionisti del settore, perché io continuo, suono normalmente, beh, a parte questo periodo che è un po' triste, però suono qui, ho le mie situazioni, band con cui collaboro, progetti, tutti i miei colleghi vengono dallo stesso ambiente, insomma, siamo professionisti certo. del settore prima e poi insegnanti, quindi sappiamo bene il mercato come si sta muovendo, ma allo stesso tempo BIM ha proprio un contatto diretto con esperti del settore, quindi etichette, produttori, con i quali si confronta ogni inizio anno. E appunto, cioè, in queste riunioni vengono comunque condivise idee, possibilità. E, per esempio, ultimamente, dopo l'ultimo incontro, abbiamo iniziato, perché abbiamo riscritto i nostri corsi quest'anno, abbiamo iniziato a indirizzare tutto un po' più su una visione del musicista un po' più globale, insomma, non soltanto batterista, certo. importante, assolutamente importante, ma proprio perché il mercato richiede adesso musicisti che siano in grado di comporre, arrangiare, utilizzare software, macchine. Abbiamo appunto modificato ancora di più la nostra offerta didattica, proprio perché lo studente, una volta finito l'esperienza all'università, riuscirà più o meno a inserirsi rapidamente. Per noi questo è fondamentale che gli studenti appena usciti riescano a trovare un'attività, un lavoro. L'impiego.